credo politicamente che sia necessario fare progetti dentro le cave, in tutte le cave, occuparle fisicamente, prevedere le risorse per la bonifica e far vivere fisicamente alla comunità quel territorio. È l'unico modo per bonificarlo complessivamente. Questi fondi, 7,5 milioni di euro, sono così suddivisi: 2 milioni di euro per l'accesso di Tirone e 2 milioni di euro per l'accesso di Cesinella per vedere delle cave, 3 milioni di euro per il primo tratto di sentiero di Cuba Fragolara e 500 mila euro per la rinaturalizzazione del Boscomino. È questo che io mi chiedo, come si possa cercare o volere oppure mettere dei soldini, 35 milioni di euro, per aprire un parco e non sapere che cosa si va incontro. Materassi, frigo, scaldabagni, sicuramente ci saranno rifiuti di auto, batterie. Da una rapida analisi delle foto aeree da satellite noi vedemmo che però subito al di fuori di questa cava, sopra 10 metri, si vedevano accumuli consistenti di migliaia e centinaia di migliaia di metri cubi avvenuti tra il 94 e il 2006-2007. Alcuni tipi di rifiuti pericolosi, quindi tossici, sono un po' più difficili da poter individuare. Perché? Perché le tecniche utilizzate sono sempre quelle, diciamo, un poco classiche, che sono già state rappresentate in altre situazioni, ossia in tempo notturno scavano e interrano. Le altre cave comunque farle restare progetto ente vacuo, quindi su trenino elettrico che parte dalla metropolitana, tu porti il bambino, io vado a prendere il sole sulla vetta artificiale. L'altra parte del parco la vogliono far coincidere con la presenza di discariche vecchie, abusive, quindi Camorra, rifiuti tossici e nocivi, e questa discarica legale, perché lo Stato non ha fatto altro che legalizzare quello che prima era una cosa di Camorra, una cosa che noi, secondo lo Stato, dovevamo tutelare. Cioè, secondo lo Stato, io cittadina napoletana dovevo scendere alle 3 alle 4 del mattino, dovevo fermare i camion della Camorra e dovevo dire: che stai facendo? Questa è la logica. E in Campania sta succedendo esattamente questo. Guardate che l'altra discarica sta nel venne parco del Vesuvio. La mia domanda è: se sono aree preservate dal WWF, dalla Lega Ambiente, ma sono ente parco, come fate ad andare a farci le discariche dentro?